Il calcio toscano si ferma per 3 settimane. Il consiglio direttivo del Comitato regionale toscano ha deciso per lo stop dall'8 gennaio al 23 gennaio 2022. Una decisione che era nell'aria, la quale dopo il Veneto e la Lombardia si sono allineate altre regioni. Una fermata disposta in via cautelare e precauzionale per il preoccupante aumento esponenziale dei contagi, considerando anche che il picco è previsto per il 15 gennaio. I campionati riprenderanno regolarmente nel fine settimana del 29 e 30 gennaio. Il 28 per il calcio a 5, ripartendo con le giornate di gara che avrebbero dovuto svolgersi nel fine settimana dell'8 e 9 gennaio. In pratica uno slittamento di 3 turni per il campionato d'eccellenza, considerato un campionato a livello nazionale, per cui in caso di altri stop dovrà proseguire fino al termine. Significa chiudere la fase regolare ai primi di aprile, per gli altri campionati a maggio. Lo slittamento non è riferito né all'attività di allenamento e preparazione, che potrà continuare a svolgersi regolarmente, né alle gare di recupero dei vari campionati e coppe già calendarizzate. In tale periodo proseguirà inoltre lo svolgimento della Coppa Italia di eccellenza maschile. La fase nazionale inizia il 23 febbraio. Coppa Toscana femminile, Coppa Italia Serie C1 maschile e Serie C femminile di calcio a 5. In caso di richiesta di ulteriore rinvio delle gare di recupero, la nuova data dovrà essere prima della ripresa. Durante tale periodo non sarà consentito lo svolgimento di gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti. Per quanto attiene ai tornei dell'attività dei campionati giovanili organizzati dalle delegazioni provinciali e dalle società, ripartiranno dal fine settimana 12 e 13 febbraio.